possiamo partire. Eccola. Byron, aspetta, lì c'è qualcuno che sta facendo l'autostop. Ma dove? Sì, ha alzato la mano, vedo. È lui, fermiamoci. Ma chi è? Il direttore responsabile di Napoli Magazine e conduttore radiotelevisivo Antonio Petrazzuolo. Buon pomeriggio, direttore, ma che piacere rivederti. Ciao Igor Byron Dardo, che bello. Ecco, i fantastici tre, erano quattro quelli, ma noi siamo in tre, ma con te siamo in quattro, quindi vedi. Dove ti possiamo accompagnare, Antonio? Ragazzi, uno strappo da Roma a Napoli. Ah, beh, un bello strappetto. Allora partiamo subito e parliamo dei mondiali in Qatar. Quali sono le nazionali favorite per la vittoria finale? È un mondiale in Qatar sicuramente particolare, quello al quale stiamo assistendo. La prima settimana ormai quasi scivolata via, prima giornata conclusa con la vittoria del Brasile, che resta tra le favoritissime, insieme però a mio avviso anche alla Francia e alla Spagna. Secondo me queste tre squadre se la giocheranno, queste tre nazionali, per la vittoria finale, anche se in questa prima settimana a farla da padrona è stato un po' anche il discorso relativo ai maxi recuperi, perché ci sono degli extra time che quasi valgono come un tempo e quindi può succedere sempre di tutto. Dado, i tuoi tarocchi del traffico dicono la stessa cosa del direttore? Sì, su per giù, diciamo, perché sai che io non sono molto bravo, No, no, vabbè, ma sono i tarocchi, mica. Invece, quali giocatori delle squadre di club ti hanno impressionato di più finora ai mondiali? Ma su tutti c'è stato un gol che mi ha riconciliato con il calcio ed è avvenuto proprio poche ore fa, è stato segnato da Richarlison, un attaccante della nazionale verde oro del Brasile contro la Serbia, un gol in sforbiciata come non se ne vedevano da anni. È stato sicuramente un bel assist per i fotografi, però ecco, vedere dei gesti tecnici di questa levatura ti fa capire che il calcio è sempre uno sport straordinario. Quindi per me la palma di migliore in campo di questi primi giorni di mondiale va a Richarlison, assolutamente. Milan, Inter e Juventus, quali di queste tre possono ridurre il distacco dal Napoli? Questa bella domanda, sai perché? Perché il Napoli ha accumulato un bel vantaggio dopo le prime 15 giornate di campionato, sia sul Milan, ricordiamo, più 8 sulla Juventus che sta facendo una bella rincorsa, più 10, ma più 11 anche su Inter e Lazio. Quindi è chiaro che questo vantaggio dagli azzurri va amministrato, ma è ovvio che le inseguitrici proveranno a ridurre questo margine con prestazioni che devono essere straordinarie, perché se il Napoli continua a gestire questo vantaggio diventa difficile per chiunque. Io credo però che tra le tre menzionate la Juventus sia quella indiziata a guadagnare maggior terreno. Ecco, a gennaio chi dovrà intervenire sul mercato? Ma questo è un discorso che poi dobbiamo vedere con il passare delle settimane, dei giorni. Di sicuro il Napoli, da quello che ha potuto raccogliere nelle ultime settimane, in queste giornate di sosta, non ha grandi intenzioni di fare acquisti per l'immediato. Magari anche Milan, Inter, Juventus, che possono puntellare un po' la rosa, guardano anche al futuro. Per quanto riguarda il Napoli, credo che se ci sarà l'opportunità di prendere qualche calciatore interessante sarà anche in ottica estiva, quindi si iniziano a porre le basi per il futuro e poi si vedrà, magari non per il mercato di gennaio nell'immediato. Siamo arrivati nella bella Napoli, con l'occasione salutiamo i nostri tanti ascoltatori di Napoli e naturalmente della Campania. Grazie Antonio Petrazzuolo, è stato un grande piacere darti un passaggio e a presto! Un abbraccio a voi!